se si deve andare avanti con il governo, si deve andare avanti per battagliare, non per vivacchiare. E lo dico perché abbiamo di fronte 4 anni per fare cose importanti, però deve essere chiaro che le dobbiamo realizzare. La lettera dell'Unione Europea che è arrivata ieri sostanzialmente dimostra che questa Europa non ha imparato nulla dagli errori fatti in questi anni. Ancora si chiedono tagli, si chiedono ancora una volta di togliere soldi ai cittadini italiani in ragione di una serie di teorie economiche che non hanno retto in questi anni, e questo noi non lo faremo. Noi vogliamo abbassare le tasse, vogliamo fare un salario minimo orario, vogliamo dare più soldi alle scuole, ai nostri figli e alla sanità, e per farlo porteremo avanti queste istanze e queste leggi da qui alla fine dell'anno. E con l'Europa discuteremo anche con molta franchezza, cordialità, però deve essere chiara una cosa, che l'Europa negli ultimi 10 anni ha chiesto di fare sempre le stesse cose ai paesi e ha ottenuto sempre un risultato pessimo per i cittadini. Chiedere di fare ancora la stessa cosa e sperare che ci sia un altro risultato è veramente da incoscienti. Quindi quella lettera la discuteremo, e soprattutto la discuteremo come politica e non con qualche burocrate, con qualche funzionario. La discuteremo come politici e metteremo davanti, come al solito, le esigenze degli italiani. Non taglieremo le pensioni, non taglieremo gli aiuti ai disoccupati, non taglieremo gli aiuti alle imprese. Bocciata la mozione sul clima al Senato, perché? La mozione di PD e LeU. Guardi, credo che quando si discute una mozione c'è sempre anche quella di maggioranza che viene approvata. Il tema sul clima è che noi stiamo portando avanti una battaglia importante, che è quella che riguarda il blocco delle trivelle in mare. Le abbiamo bloccate noi, abbiamo sospeso i fondi agli inceneritori, fondi pubblici, abbiamo in Europa contrattato un abbassamento delle emissioni nocive di smog, di CO2, che sostanzialmente ci permette di aiutare la qualità della vita dei cittadini, soprattutto di quelle grandi città che in questo momento hanno cittadini che non hanno neanche più il diritto di respirare. Dobbiamo fare ancora molto, ma lo stiamo facendo con i fatti concreti, con un ministro dell'ambiente che è sempre in prima linea sul clima e sulla tutela della salute degli italiani. Ministro, parliamo di Campobasso. Al ballottaggio appunto c'è Gravina, il Molise in controtendenza rispetto al resto del paese, anche per quanto riguarda le europee. Io credo che Roberto Gravina sia un candidato che abbia meritato la fiducia dei cittadini di Campobasso, se l'è guadagnata lavorando sul campo come esponente del movimento in tutti questi anni, e adesso starà ai cittadini di Campobasso decidere se rimettersi in mano alle solite grandi ammucchiate di centrodestra, che mi pare che già stiano governando questa regione, avevano promesso mari e monti e non mi pare che qui siano cambiate molte cose a livello regionale. E a livello comunale dico la stessa cosa: noi abbiamo un vantaggio, che adesso se vinciamo governiamo da soli, senza compromessi, senza doverci sottoporre alle solite riunioni di partiti in cui ogni capobastone chiede un assessore per sé. È un'opportunità per semplificare la politica di Campobasso. Quando si dice sburocratizzare, noi vogliamo semplificare la politica, e lo facciamo con una lista, un candidato che dal giorno dopo deve rispondere solo ai cittadini di Campobasso, a nessuna lobby, a nessun capobastone. Grazie a tutti. Grazie a lui.